Quadrado all'Inter, inizia così la nostra settimana. Buon 17 luglio a tutti quanti, ragazzi. Come state? Io spero tutto bene, ma questa notizia è indigesta, non va giù. Ve la volevo portare ieri sera, perché ero bello, tranquillo, domenica sera. Già a letto, e mi stavo leggendo One Piece, che mi sono rimesso a leggere One Piece. Nala si era già addormentata, e quindi quando si addormenta Nala bisogna veramente aspettare, perché sono rari quei momenti in cui puoi rilassarti. Mi manda un messaggio al mio migliore amico e mi dice: Quadrado all'Inter. E io gli dico: eh? Cosa stai dicendo? Perché ero completamente disinteressato, non stavo minimamente controllando il telefono o le notizie di mercato. Ho detto: che cosa mai potrà accadere in questa domenica sera? Quadrado all'Inter. Ah, signori miei, allora, ho letto un tweet, mi pare di Willy Signori, in questi giorni, in cui diceva: spero che il passaggio di Lukaku alla Juventus dall'Inter possa non incrinare i rapporti tra le due tifoserie. Mi ha fatto molto ridere, molto ridere. Possiamo aggiungere un pezzettino, che parla di Juan Quadrado. Juve-Inter sono come gli inglesi e gli scozzesi, come i francesi e gli scozzesi, e come gli scozzesi e gli scozzesi. Si odiano, per natura. Re de Tobi, nemici, amici, spostati proprio, qua nemici, nemici. Anche se appunto Pietro, il mio migliore amico, è interista. Però è una rivalità diversa, è una rivalità differente. E se vi avevo detto che Lukaku si era comportato male nei confronti dell'Inter, che si è fatto 3 stagioni all'Inter con in mezzo una cessione al Chelsea dove ha voluto andare subito via di corsa, Lukaku avevo detto che si era comportato male nei confronti dell'Inter, su Quadrado il discorso è ancora più impegnativo e importante, perché Quadrado, ragazzi, come dicevamo di Bonucci qualche giorno fa, è la bandiera della Juventus, eh? Quadrado ha disputato, mi pare, 8 stagioni con la maglia della Juve. 8 stagioni con la maglia della Juve. Stiamo parlando di 314 presenze in totale. Stiamo parlando di un giocatore che ha pure indossato la fascia del capitano. Stiamo parlando di un giocatore che io ho adorato, senza troppi giri di parole. Ho adorato e ho sofferto nel vedere negli ultimi 2 anni questa involuzione netta da parte di Quadrado dal punto di vista fisico. Ma ci sta, è un giocatore di una certa età, ed è per questo che la Juventus non gli ha rinnovato il contratto e l'ha lasciato in scadenza svincolato. Poi, proprio per questo motivo, giocatore in scadenza, giocatore svincolato, professionista, è liberissimo, liberissimo di prendere e accettare qualsiasi offerta nel mondo, anche da parte dell'Inter. È liberissimo di farlo. Ci mancherebbe altro che io stia qui a dire: no, Quadrado non poteva farlo, lo può fare, il suo lavoro, il suo mestiere, la sua carriera, può fare quello che vuole. Però, devo dire anche la verità, questo trasferimento all'Inter per Quadrado sarà una sorta di macchia, chiamiamola così, all'interno della carriera, per quello che sarà il ricordo perenne da parte dei tifosi della Juventus. Ve lo dico proprio senza giri di parole, ho sofferto meno vedere Arturo Vidal, decisamente meno. Come vi dicevo per Conte all'epoca, uno può fare quello che vuole, se gli offrono i soldi, il progetto, può fare quello che vuole, però l'allenatore è un conto, Conte era un allenatore anche giovane. Quadrado è un giocatore a fine carriera, qui rimarranno 1 anno, 2 anni di cartucce da sparare. Avrebbe potuto semplicemente dire: guarda, prendi in esame un'altra offerta, per il mio punto di vista, per quello che dovrebbe essere poi il ricordo associato e associabile a Quadrado da qui alla fine della carriera. Magari ce l'aveva solo quella, magari era interessato a una squadra di prestigio, magari voleva rimanere in Europa, ce ne sono un milione di opzioni, ovviamente, ripeto, è libero di fare quello che vuole. Però io mi ricordo un certo signore che nel 2008-2009, nel momento in cui decide di lasciare la Juventus, decide di appendere le scarpette al chiodo, e stiamo parlando di Pavel Nedved, arriva la chiamata, l'offerta di José Mourinho, che all'epoca allenava l'Inter, e gli dice: se vuoi, un altro anno da noi c'è posto. E Nedved mancava di vincere la Champions, e avrebbe pure vinto la Champions, perché l'Inter poi quell'anno ha vinto la Champions. E Pavel, da gran signore qual è, ha detto: no, grazie. Ora qualcuno mi dirà: eh sì, però
stai parlando di Nedved, una bandiera della Juve. Ragazzi, Nedved ha fatto 8 stagioni alla Juventus, esattamente come Cuadrado. Ripeto, Cuadrado 314 presenze con la maglia della Juve, Nedved 327, stiamo parlando di 13 presenze di differenza tra i due. Cuadrado è stato un simbolo per la mia generazione, e non solo probabilmente, ma è stato veramente un idolo per quelli che hanno la mia età, un po' di meno, ma anche un po' di più, perché Cuadrado quasi nell'ultima decade è stato il giocatore che ti toglieva le castagne dal fuoco nelle partite più importanti, e apro e chiudo parentesi, a maggior ragione contro l'Inter, a maggior ragione contro l'Inter, perché mi ricordo quel gol meraviglioso sotto il set, mi ricordo quel gol che vuol dire scudetto nell'anno in cui Sarri stava facendo 91 punti, mi ricordo quella doppietta nell'anno di Pirlo che ci fa andare in Champions, ma mi ricordo banalmente la rissa che c'è stata tra Lukaku e Cuadrado qualche mese fa all'Allianz Stadium, dove si sono beccati entrambi il cartellino rosso saltando la partita di ritorno, dove poi a Lukaku fu concessa la grazia. Ma vi rendete, ma se lì una persona, un viaggiatore nel tempo presente allo stadio, mi avesse detto tra 4 mesi questi due giocatori che si sono fatti espellere li vedrete con le maglie invertite, cioè Lukaku, la Juve, Cuadrado all'Inter, l'avreste preso su per il coppino come fate con i gatti, l'avreste buttato in una cella, chiamato la polizia e detto: ragazzi, c'è un ubriacone molesto che ha bevuto decisamente troppo, venitevelo a prendere perché questo qua può fare dei danni. Invece avrebbe semplicemente avuto ragione, avrebbe semplicemente avuto ragione. Ora siamo nella dimensione di calcio che non deve sorprendere, io stesso vi ho sempre detto il calcio romantico è morto e le bandiere non esistono più così come le conosciamo, però un giocatore che per 8 anni associa il suo nome alla maglia della Juventus, io l'ho considerato un simbolo, una bandiera della Juve. Poi questi sono i trasferimenti che al tifoso, proprio tifoso verace nel vero senso della parola, quello che c'hai dentro, che non è razionale, l'irrazionale ti fa dire: sì, vabbè, questo trasferimento però ti mette la macchia. E ti mette la macchia. Ripeto, per me Conte, professionista, va all'Inter, vuole andarci, nessun problema. Poi io dentro di me il mio rapporto con Conte me lo gestisco io, e non è sicuramente il rapporto che c'era con Conte nei primi 3 anni degli scudetti della Juve, perché io da capitano non l'ho vissuto, e immagino quelli della generazione che Conte era il capitano come la possono aver presa. Lo sanno solo loro e sono discorsi personali, ripeto, l'ho presa male io che l'ho vissuto 3 anni da allenatore, figuratevi loro. Stessa cosa a Cuadrado, come è stata la stessa cosa a Bonucci. Però ripeto, se uno come Pavel Nedved, che ha vinto il pallone d'oro, è sceso in Serie B con la Juve e ha rifiutato quell'Inter lì, perché stavamo parlando di quest'Inter qui, stavamo parlando di quell'Inter lì, di un Inter forte, veramente forte, non di questa con i problemi economici che non sa da dove prendere, che smonta la squadra. Io penso che ci siano delle persone che poi, anche quando appende alle scarpette al chiodo, meritino il mio amore, il mio rispetto, la mia ammirazione per la carriera svolta con la maglia della Juventus e le scelte fatte, anche perché, ripeto, Cuadrado sa benissimo che cos'è l'Inter per la Juventus, non cade dal pero, non cade dal pero, può fare quello che vuole, ma non cade dal pero. E il mio rapporto con un giocatore che è veramente un giocatore meraviglioso, perché è sempre stato uno dei giocatori che alla fine dell'anno mi faceva dire: meno male che c'è lui, o all'inizio dell'anno mi faceva dire: al fantacalcio sei mio. Cioè, sono quelle cose che te li vuoi portare sempre dietro, uno dei miei pupilli, uno dei miei protetti. E mai avrei pensato potesse andare all'Inter. Ma le risse con Handanovic, le risse con Perisic, meno male che non ci sono più qua, perché sennò secondo me il contrattino con l'Inter non lo andavi a firmare per un annetto per vedere che cosa succedeva. Poi lato tecnico mi interessa poco, perché di quello parleremo oggi pomeriggio con Luca Mastrangelo, perché avevamo già in programma un video oggi pomeriggio per parlare di Lukaku Juve. Allarghiamo un attimo il cerchio, facciamo un video che rompe YouTube Italia, perché l'altro giorno ci siamo sentiti per tutti i teorici, perché stiamo organizzando il video del prossimo mese, che questo mese per forza di cose con ferie e non ferie non ci siamo riusciti, quindi ci siamo presi un mese di pausa e li ho buttati lì. Facciamo un video in cui parliamo. Oggi veramente spacchiamo YouTube Italia, eh? Oggi spacchiamo YouTube Italia, cioè facciamo il video in cui parliamo di Lukaku, la Juve, Cuadrado all'Inter, io Mastrangelo, cioè non so che cosa ne può venire fuori. L'altra stamattina mi sono visto il suo video mentre facevo colazione e vi dico la verità, nella mia delusione di Cuadrado all'Inter, almeno sono contento di vedere che lui è incazzato, ma lui potrà dire la stessa roba su di me, su Lukaku, su Cuadrado, perché
Secondo me la maggior parte dei tifosi juventini e interisti oggi sono tristi, perché gli juventini non vorrebbero Lukaku, gli interisti non vorrebbero Cuadrado. E qua mi cioè, devo dire una cosa per forza. Per forza, devo dire, non posso tirarmi indietro. Io sono abbastanza convinto, poi la certezza non ce l'avrò mai, ma sono abbastanza convinto che Marotta abbia semplicemente fatto la bambinata. La bambinata, e cioè bambinata, come magari è stata la bambinata quella della Juve contattare Lukaku, stesso livello, però nel senso, mi togli Lukaku? Allora io ti prendo Cuadrado. Ieri sera su Twitter scherzando dicevo, allora dopo questa voglio Lukaku, ma ovviamente era una battuta, però devo dire la verità, dovesse arrivare Lukaku, e lo sapete, non mi piacerebbe, non lo vorrei, lo trovo un'operazione insensata e illogica da mille punti di vista, e vi lascio qui sopra i video nelle schede in cui ne ho già parlato, però dovesse poi arrivare Lukaku, e mi immagino un bel Inter-Juventus con Cuadrado di là e Lukaku di qua. Già è una partita sentita, diventerebbe ancora più sentita. Poi, devo dirvi, ripeto, non lo vorrei Lukaku, a prescindere, però almeno quella cosa in più. Però è una guerra tra poveri, perché questa vi dà anche un po' la dimensione di quello che è oggi il campionato italiano, con le due squadre che in questo momento, dal punto di vista, non del dominio, perché gli ultimi due scudetti li hanno vinti Milan e Inter, però dal punto di vista della costruzione delle rose, che sono bene o male le rose con gli organici più costosi e più qualitativi sulla carta della Serie A, sono costrette a fare operazioni di questo tipo, cioè il giocatore scartato dal Chelsea come attaccante di punta principale della squadra, o a parametro zero il giocatore in uscita dalla rivale storica. Boh, io Cuadrado all'Inter non me lo sarei mai aspettato, ma mai. E come per me la cessione di Bonucci fu una croce sul nome di Leonardo Bonucci dal punto di vista emotivo, quando tornò benissimo, anzi io ero favorevole al ritorno dal punto di vista tecnico, perché nell'anno in cui prendi Ronaldo hai bisogno in fretta di costruire il Dream Team, e non puoi avere un team da costruire con calma di giovani, perché dovevi vincerli in quel momento lì, cosa che hai fatto tra virgolette, ma non per come la volevi fare, quindi il ritorno di Bonucci mi andava benissimo in quel momento. Però dal punto di vista emotivo, anche se dal punto di vista tecnico aveva un senso, dal punto di vista emotivo Bonucci non era più Bonucci per me. Per fortuna Cuadrado non tornerà, oddio, perché ne ho viste, quindi magari torna pure anche Cuadrado, magari va a finire anche una roba del genere, però rapporto umano o rapporto di affetto, questi 8 anni che si è costruito mattoncino dopo mattoncino, di quei gol, di quelle esultanze, di quegli assist, di quelle giocate, di quei doppi passi, di quei cross. Minchia, qua, ma che cosa ti è venuto in mente? Per andare a fare un anno a 2 milioni e mezzo, 3 milioni, con te, una roba del genere, all'Inter, dove magari non parti nemmeno titolare perché c'è Dumfries, a meno che non vendano Dumfries per essere titolare Cuadrado, allora ancora più la guerra tra i poveri, come noi che vendiamo Vlahovic per prendere Lukaku, ancora più la guerra tra i poveri. Ma che cosa ti è venuto in mente? Ma ti cambia la vita quei soldi qua? Ma secondo me no. Però il rispetto e l'amore nella storia dello Juventino, nella mente juventina per sempre, quello non te lo compri con 2 milioni e mezzo di euro, che si sappia garantito. Poi ripeto, libero, perché libero di fare quello che vuoi, non sarò qui a insultarti, a offenderti, assolutamente no. Mi auguro veramente che tu possa fare una brutta stagione all'Inter, pessima stagione all'Inter, veramente brutta, quasi da farsi interrogare e dire, ma non è che una talpa della Juventus? E se dovessi proprio esprimere un desiderio, un Inter-Juventus decisivo, che ne so, per lo scudetto, per l'accesso alla Champions, per il passaggio del turno in Coppa Italia, per la finale di Coppa Italia, deciso da Lukaku, in cui il Cuadrado sbaglia tutto, dato che sarà una stagione pessima la prossima, pessima, qui non abbiamo la Champions, non abbiamo le coppe, abbiamo forse la Conference, forse no, e bene o male tutto il campionato, e non possiamo pretendere chissà che cosa, sperare in chissà che cosa, maggior ragione con queste premesse, perché secondo me la Juventus, non lo so, un desiderio che non è il desiderio del tifoso razionale, del tifoso pensante, è del tifoso, quello che prova anche un po' di rancore, quello che proprio da stadio puro,
un Inter-Juventus decisivo in cui Cuadrado sbaglia tutto e Lukaku lo risolve. Mamma mia, sarebbe bellissimo. Pensate come siamo arrivati, a che cosa siamo arrivati, a dire una roba del genere, che è un po' come i tifosi della Roma, della Lazio, della Sampo, del Genoa o dell'Hellas e del Chievo che dicono siamo arrivati sopra di voi in classifica, è la stessa cosa. Però siamo arrivati qua, questo ci dà anche l'idea di quello che è la Juve oggi. Mamma mia ragazzi, che tristezza.